Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su un gioco che mi ha molto attratto dal titolo, ovvero Murdered Soul Suspect. Assassini, anime sospette, qualcosa del genere. Non mi viene una traduzione migliore. Dovrebbe essere un gioco molto figo, molto cupo, molto noir e anche abbastanza spaventoso. Adesso dopo il filmato introduttivo ci rivediamo subito. Allora, eccoci qua in partita. Andiamo un po' sbandati, a quanto pare. Wait, puoi camminare. La grafica non è per niente male. Penso che vi caricherò questi video in full HD. Allora, noi siamo un poliziotto, a quanto pare. Questo video voglio farlo walkthrough, senza tutti quei tagli, quelle stronzate. Con apriamo la porta. Chiusa, dannazione. Guarda un po'. E che cazzo? La maniglia non si muove, è bloccata. Oh! Cazzo. La vecchia coi bigodini, un mostro! No. Ma mi sbatte la porta in faccia, mi butta a terra e poi mi chiude di nuovo la porta. E c'è un cadavere alle nostre spalle. No. Che siamo noi stessi? Ma che cazzo? Siamo noi? Non riesco bene a capire. Sì, siamo noi. Tocchiamoci. Oh mio Dio. Ma cosa cazzo? Posso farcela? Cioè, sono un'anima in questo momento. Corpo. Magari posso svegliarmi. Vediamo. Che cazzo? Non posso. Ah, devo girare il piede. Che cazzo? Devo rientrare nel mio corpo. Epico. Figata. E giù. Oh sì? Sì? No, un po' più su. Oh. Non riesco. Andiamo. Avranno sentito i vetri rotti. Cazzo. Mio Dio. Quello di Sleeping di Watch Dogs. No. Andiamo. Merda. Porca trota. Cioè, mi ha sparato, quindi sono morto del tutto. Ah, la nostra anima che muore, no? Non può morire un'anima, vero? Sembra figo, perché non sapevo di avere questo gioco? Lo stavo cercando da tempo, un gioco così. Ah, stiamo andando via da questo mondo. Siamo di fantasmi. Abbiamo visto il nostro corpo morire. E anche tutto il mondo intorno a noi. Che succede? Ehi, torna qui! Torna qui. Dai. Che cazzo? Cioè, è un'intro abbastanza strana, però è molto figa, secondo me. Niente male. Vai verso la luce. La luce. Usa questo per regolare la visuale. Posso anche correre. Probabilmente adesso qualcuno sarà diventato cieco. Ronan. Non posso crederci. Ti ho trovato. Oh mio Dio. Giulia. Quindi questa qui dovrebbe essere la ragazza che è morta. Pensavo che non ti avrei più rivista. E invece l'abbiamo rivista. Sono stato meglio. Ok, noi adesso praticamente siamo a metà tra la vita e la morte. Bene, adesso dovremmo salvare la nostra anima. Sta perdendo molto sangue, gli hanno sparato. Mandate un'ambulanza. Non respira. Il mio amico dice che non respira. Non c'è polso. Ci sono vetri rotti dappertutto e molto sangue. Si mette male. Sì, rimango in linea finché non arrivano i soccorsi. Ehi tu, mi senti?
No, mi sa che le persone non possono sentire i fantasmi. Signorina, per favore. Dannazione. Chissà come deve essere vivere una vita al di fuori della vita. Ehi, tu. Ehi, mi senti? Torna indietro. È ancora caldo. Continuiamo ad andare verso la luce. Anzi no, seguiamo la ragazza fantasma. Oh mio Dio, il mouse come va? Figata. Oh, che cazzo? Non posso sparare alla bambina. No, vabbè, è un fantasma. Non funziona. Che cazzo? Ehi, perché sei corsa via? Non offenderti, ma aiutare i nuovi arrivati è davvero una noia. Ma questa non è una bambina, la Corri voce di una attraverso i muri, trentenne. fai apparire le cose. Sei qui da un po', vero? Devi sapere come funziona questo posto. Come funziona? Questo posto non è difficile da capire. Scopri i tuoi poteri e forse non rimarrai intrappolato. Cosa vuoi sapere? Poteri? In che senso? Cioè, che figato, anche i poteri Le fantasmati. capacità che avevi da vivo si accentuano con la morte. Diventano poteri. Alcuni sono speciali, altri no. Possedere le persone, condizionarle. Che figata, posso essere un Oppure trasformare gli apparenti fantasma. oggetti del nostro mondo. Le capacità diventano abilità. Pensavo volessi chiedermi qualcosa. Bah, quindi ci sono anche i Sì, dialoghi in questo gioco. Che devi esserti figata. da molto. Io e te siamo uguali. Ma credimi, tu sei in pericolo. Puoi giocarti il tuo futuro, oppure saranno gli altri a rovinartelo. Perché? Chi sono gli altri? Diciamo, chi sono gli Non altri? essere timido. Cosa dici? Chi rovinerà il mio futuro? Sono demoni. Prima erano come noi, ma ora sono anime perdute. Non lasceranno mai questo posto. Esistono solo per divorare quelli che ci finiscono. Cazzo, quindi ci Come sono vedi? i Ghostbuster. Ho capito. Ho Ghostbuster. sbattuto contro una porta, ma passo attraverso le pareti. Com'è possibile? Pensavo di poter attraversare tutto. Certi palazzi sono stati consacrati dagli abitanti di Salem. Lì non possiamo entrare. A meno che qualcuno non lasci una porta o una finestra aperta. Ma una volta dentro possiamo muoverci senza problemi. I punti che non puoi attraversare brillano di una luce blu. Col tempo ti abituerai. Come mai? Scusa, io non capisco di cosa parli. Come posso giocarmi il mio futuro? Sei qui per risolvere qualcosa. Finché non lo fai, non puoi andartene. Non preoccuparti, è normale. Normale? È da matti. Allora, devo scoprire chi mi ha ucciso e fermarlo. Così me ne andrò da qui. Beh, buona fortuna. Aspetta, aspetta, non ho finito con le domande. Oh cazzo, mi sa che gli inferi mi vogliono qui. Sta attento là fuori. Non sai mai cosa c'è Cavolo. dietro l'angolo. Scappa, scappa, bambana, bambana. Ok, ci vediamo. Ci vediamo, baby. Mi sembra questo qui, il detective, di Gotham, la serie TV. Comunque devo un attimo abbassare la sensibilità del mouse. Si può? Guardate come fa tutto strano, mio Dio. Sensibilità molto bassa, per favore. Sai com'è? Non ho un mouse di merda. Allora, segui la ragazzina fantasma completato. Vai all'inferno. Oh!
Ma che cazzo? Me le sono andate all'inferno. No, non si fa così. Cavolo, è veloce la cosa. Ritorna sulla scena del crimine, quindi da qui posso passare. No. Del bidone sì, dell'immondizia sì. Qui non posso andare perché è consacrato da qualcuno. Quindi tutte le cose blu non posso trapassarle perché sono consacrate. Allora, attraversi. I fantasmi possono attraversare certi momenti. Vai indietro. Vai, che significa? Vedere il proprio corpo in mezzo a una strada è come fissare uno specchio senza distogliere lo sguardo. E così realizzi di non saper più distinguere la realtà dal riflesso. E quindi adesso noi da detective ci troviamo ad indagare sulla nostra stessa morte, sul nostro stesso omicidio. È davvero molto interessante come cosa, eh? Questo gioco è davvero molto molto bello. Questo ogni volta si spaventa, ogni volta che qualcuno li passa attraverso, ma vorrei vedere chi non lo farebbe. Idea, Baxter. Comprometti le prove. Ah, grazie Baxter che ti rubi il mio cappello. Rinforzi? E chi li vuole? Pezzo di merda. Non avresti dovuto provare a essere uno di noi. Bravo. Una sigaretta fantasma sul cappello. Eri davvero un povero figlio di puttana. Signore. Che pezzo di merda. Ehi, Baxter. Ehi. Torna a raccogliere le testimonianze. Forza. Sì. E sono io lo stupido? Questa scena non è sua, tenente. Prego, porga i suoi rispetti e vada via. Sì, non sarà la mia scena, ma il caso è mio. Sarà mio domani e il giorno dopo, fin quando non lo troviamo. Non dimenticartelo, sergente. Seguo solo gli ordini del capitano. È la procedura quando un membro della famiglia. Bene. Si prende il suo tempo. Quindi lui è un mio familiare, questo tenente. Ho perso il conto delle volte che avrei voluto vederti morto. Fammi un favore, canaglia. Dì a Giulia che mi manca. Lo sa, Rex. Lo sa. Dai. Devo scoprire le tracce dell'assassino prima che sia tardi. Fino adesso abbiamo visto tanti filmatizi e poco gameplay. Allora, adesso questa qua è l'introduzione del gioco. Al prossimo video vediamo il gameplay e quello che dobbiamo fare. Ci vediamo.